Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. A Torino, colpito da una bici in testa, fermati 5 giovani, 3 sono minorenni, sono accusati di tentato omicidio. Il ragazzo è ancora in ospedale. Nello sviluppo delle indagini molto prezioso è stato il contributo fornito da alcuni giovani testimoni. La prognosi non è più riservata, per i medici ci vorranno ancora almeno 6 mesi di cure. Il Terzo Valico si ferma per la morte di Salvatore Cucce e proseguirà fino alle 14 di oggi lo sciopero di 24 ore in tutti i cantieri in Piemonte e Liguria, indetto dai sindacati subito dopo l'incidente mortale della Val Lemme a Voltaggio in provincia di Alessandria. Rivendicato su un sito di area anarchica, l'incendio appiccato nella notte tra il 27 e il 28 gennaio scorsi a un ripetitore sulla collina di Torino. Si è trattato, in base ad una nota, di un gesto in risposta alla chiamata internazionale all'azione in solidarietà ad Alfredo Cospito. Nuovo rallentamento all'orizzonte per il completamento dell'autostrada Asti-Cuneo, ad annunciarlo il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Domani un vertice a Roma, è fondamentale procedere ora con il via libera all'ultimo tratto, sottolinea il presidente del Piemonte Cirio. Lo sport, calcio, vittoria scaccia crisi per la Juventus che in trasferta stende 3-0 la Salernitana e si riappaccia nella metà sinistra della classifica. Sentiamo il servizio di Roberto Codebò. Vittoria scaccia crisi, termine spesso abusato ma stavolta forse appropriato. 5 giorni dopo il passaggio del turno in Coppa, la Juve ritrova se stessa anche in campionato, con una vittoria senza appello, almeno questa, contro una Salernitana che regge per quasi mezz'ora ma poi capitola, a seguito di un ingenuo fallo da rigore di Hans Nicolussi Caviglia, bianconero in culla. Trasforma Vlahovic con un pizzico di fortuna, ma di lì in poi per la Juve tutto liscio. I bianconeri provano a ripartire dal 10° posto, quota 26, metà sinistra della classifica. Sembra proprio strano parlare in questo modo della vecchia signora. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zipnews. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zipnews.